Sarà Rinaldo Melucci il candidato sindaco per il Partito Democratico. Mancano solo le formalità per ufficializzare il nome annunciato dal coordinatore provinciale del partito, Costanzo Carrieri. È stato un percorso lungo e faticoso che ha portato a un risultato importante, l'unità del Partito Democratico. Il capogruppo consigliare Gianni Azzaro e il vice sindaco Lucio Lonoce infatti hanno deciso di fare un passo indietro per favorire l'unità della coalizione. Presidente dello Ionian Shipping Consortium, Melucci, aggiunge Carrieri, è la giusta figura per Taranto, giovane imprenditore che si è formato dal basso, che ha dentro di sé la freschezza, la determinazione, la consapevolezza di ciò che lo aspetta e la conoscenza dei temi territoriali. La valorizzazione dei quarantenni è un'idea che ha fatto breccia, commenta Gianni Azzaro, il quale per primo si era proposto chiedendo di dar voce a generazioni più giovani, appunto. Non posso che rallegrarmi della candidatura di Melucci, sostenitore dell'associazione Liberdem. La candidatura è stata proposta dall'ex segretario provinciale dei Democratici Walter Musillo ed avallata dal deputato Michele Pelillo. Carrieri invita il centrosinistra alla compattezza, ma se Brandi Marte per gli SDS non farà passi indietro, noi andremo avanti con gli alleati di sempre, sostenuti da Area Popolare, i socialisti, i centristi per l'Europa di Casini, campo progressista di Pisapia. Migliorati pure i rapporti con Liviano e Capriulo. Con Liviano, aggiunge Carrieri, l'interlocuzione è aperta. Siamo d'accordo perché non ci sia lo spacchettamento. Insomma, conclude il coordinatore provinciale, serve un partito coeso per ottenere buoni risultati. Siamo pronti ad affrontare i grandi temi su Taranto, dal porto al potenziamento delle direttrici culturali, paesaggistiche e turistiche.